Benvenuti a un nuovo video di Sistemista Italiano. Buongiorno a tutti. Oggi vado a rispondere alla domanda, sempre la stessa, fatta da RRGG, che mi ha chiesto, oltre a, appunto, la GPO che abbiamo fatto ieri, anche VSUS per gli aggiornamenti. Quindi andiamo a installare su Windows 2016 il ruolo di Windows Server Update Services e andiamo poi a vedere come si configura e a scaricare gli aggiornamenti per un client. Quindi, bando alle ciance, andiamo al problema. Eccoci, allora, il problema è quello di concentrare tutti gli aggiornamenti delle workstation in un unico server. Questo consente di ottenere diversi vantaggi. Primo fra tutti è l'utilizzo della banda, perché voi sapete che tutti i PC, se scaricassero gli aggiornamenti da internet, ogni PC userebbe la banda internet per scaricare magari gli stessi aggiornamenti che in realtà sta scaricando anche l'altro PC. Quindi sarebbe utile avere un server dove concentrare tutti gli aggiornamenti, quindi questo server scarica tutti gli aggiornamenti dal server di Microsoft, li salva in un repository locale, dopodiché tutte le workstation della rete andranno a riferirsi a quel server per scaricare gli aggiornamenti che sta nella stessa rete LAN, per cui non userò più la banda internet. Questo è un grosso vantaggio. Il secondo vantaggio può essere quello di selezionare gli aggiornamenti che io voglio che vengano scaricati su Windows Server Update Services per poi fornirli ai vari client, e posso anche schedulare lo scaricamento e l'installazione. Quindi anche qui posso magari decidere di scaricarli la notte in modo tale che la banda magari è meno utilizzata dai dipendenti, perché si presume che la notte uno vada a dormire, ma a parte gli stacanovisti che lavorano sempre. E quindi andiamo a vedere la soluzione. Eccoci qua. Allora, abbiamo il nostro Windows Server 2016, apriamo il Server Manager e andiamo su Aggiungi ruoli e funzionalità. Quindi aggiungi ruoli e funzionalità, dopodiché andiamo avanti e andiamo a scegliere il server che è quello dove siamo collegati in questo momento, e andiamo a spuntare la casella Windows Server Update Services. Come vedete, lui deve risolvere delle dipendenze e aggiungere anche altre funzionalità tipo .NET Framework 4.6, deve attivare HTTP. Quindi un server web, strumento di gestione, compatibilità di gestione IIS 6, IIS 6, Metabase, server web. Quindi in pratica in questo server voi non potete avere altri server web, quindi Apache o Nginx, non potete usare Windows per come server web, diciamo, classico, perché se avete questa funzionalità la porta 80 verrà utilizzata esclusivamente da Windows Server Update Services. Però è chiaro che Apache e Nginx sono applicazioni che andrebbero installate su Linux, anche se ci sono server Windows che ce l'hanno. Poi abbiamo servizio di attivazione processo Windows, API di configurazione, modello di processo, strumenti di amministrazione remota del server, le API, command line e PowerShell. Clicchiamo su aggiungi funzionalità, andiamo avanti. Poi passiamo alla fase alla schermata funzionalità, qui non ci serve nulla, andiamo avanti. E dopodiché abbiamo già un primo wizard di configurazione di VSUS, andiamo avanti. Metteremo with connectivity VSUS services, lasciamo SQL Server Connectivity, perché questo installa le funzionalità che consentono a VSUS di connettersi al database macro del SQL Server. Questo per ora non ci serve, andiamo avanti. In questo step dobbiamo specificare dove verranno archiviati gli aggiornamenti. Per l'occasione io ho già messo un disco secondario sul server che ho chiamato data, il disco E. Andiamo a creare una cartella qui, la chiameremo VSUS. Ovviamente potete dare il nome che volete. Quindi a questo punto ci copiamo il percorso e andiamo a metterlo all'interno di questa casella. Andiamo avanti, andiamo su installa.
Lui all'interno di questa cartella dovrebbe tra poco creare delle sottocartelle che gli serviranno, in pratica creerà la sua gerarchia che gli servirà per poi, diciamo, far funzionare il Windows Server Update Services. Ok, l'installazione è completata, è necessaria una configurazione, quindi intanto clicchiamo su chiudi, come al solito ci si apre questo punto esclamativo dove noi andiamo a cliccare attività successive all'installazione e andiamo a vedere quello che succede. Configurazione post distribuzione, configurazione necessaria, quindi lui farà alcune operazioni, evidentemente non ci ha chiesto nulla perché quello che gli serve lo sta facendo da solo. Dettagli attività, attende la configurazione del server, quindi sta in pratica configurando la post distribuzione in esecuzione. Ok, la funzionalità è stata installata, per cui adesso possiamo ad aprire la console di amministrazione di VSUS andando a cliccare su strumenti Windows Server Update Services. E abbiamo un altro wizard, quindi ci dice il firewall del server è configurato in modo da consentire ai client l'accesso al server. Questi sono, diciamo, una checklist prima di iniziare. Questo computer può essere connesso al server upstream. Si dispone di credenziali utente per server proxy se necessari. Allora, noi non abbiamo un proxy. Il firewall del server, se non sbaglio, è disattivato per facilità, diciamo, per la nostra demo. Quindi andiamo a disattivare anche le reti condominio. Vi ricordo che questo voi non lo dovete fare, ma dovete piuttosto andare a consentire app e funzionalità, oppure nelle impostazioni avanzate andare ad aprire le porte che servono. Per sapere quali porte servono per VSUS, andiamo subito a vedere in documentazione ufficiale di Microsoft. Quindi andiamo a vedere firewall ports required to be open for VSUS server in DMZ. Vabbè, questo se mettiamo il VSUS server in DMZ, come tutti i web server o comunque tutti i server che devono esporre qualcosa su internet andrebbero messi in DMZ. In questo caso VSUS deve scaricare da internet, quindi non è necessario che sia in DMZ. Ad ogni modo tu hai bisogno della porta 80. E poi sarebbe il caso di aprire la 443 perché probabilmente si connette. Si connette in diciamo SSL e poi la 80 più la 8530 o 3031 per il DSS replica se ce l'abbiamo. Vediamo se abbiamo altre indicazioni. Ok, quindi dovrebbero essere aperte queste due porte sostanzialmente, l'80 e la 443. Ovviamente devono essere aperte sia in entrata verso il server, sia in uscita dal server verso il workstation. Ma in uscita si presume che il server abbia tutto aperto. Ok, andiamo avanti. Ok, qui ci dice, vabbè, se vogliamo partecipare al programma di analisi utilizzo Microsoft Update, togliamo la spunta, perché per me possono anche arrangiarsi da soli. Questo step ci chiede se vogliamo sincronizzare gli aggiornamenti con un Microsoft Update, quindi direttamente dal server Microsoft, oppure se abbiamo già un altro server VSUS, da cui diciamo faremo un rimbalzo. Prima lui scaricherà dai server Microsoft, poi noi andremo a scaricarli da lui. E come vedete la porta che utilizza è l'8530. Questo serve se appunto vogliamo, quando andiamo ad aprire porta sul firewall, abbiamo la conferma che la porta utilizzata è questa. Noi metteremo sincronizza da Microsoft Update, quindi probabilmente useremo la 80 e la 443. Andiamo avanti. Non abbiamo server proxy in questo caso, quindi possiamo andare avanti. E poi ci dice uno step in cui ci viene chiesto che per configurare Windows Server Update Services nelle schermate successive è necessario applicare le impostazioni del server padre, del server proxy e sincronizzare le informazioni relative agli aggiornamenti disponibili. In pratica lui si collegherà al server padre o nel nostro caso al Windows Server Microsoft Update per sincronizzare le informazioni. Clicchiamo su avvia connessione.
tutto va a buon fine, in pochissimi istanti dovrebbe concludersi questo step. Al termine abbiamo lo step successivo, la possibilità di scegliere di quale lingua scaricare gli aggiornamenti. In questo caso scarica gli aggiornamenti di tutte le lingue, incluse le nuove, noi metteremo solo italiano. Andiamo avanti perché si presume che i client siano in italiano, poi è chiaro che conviene scaricare anche altre lingue nel caso in cui abbiate dei client con altre lingue. Andiamo avanti e qui possiamo scegliere per quali prodotti scaricare gli aggiornamenti. Adesso per facilità noi sceglieremo soltanto quelli diciamo classici. Per esempio lasciamo da parte Office, mettiamo... Ecco, per Windows mettiamo tutti i Windows 10 e togliamo tutti gli altri Windows. Quindi deselezioniamo Windows e sceglieremo a mano tutti quelli per Windows 10. Andiamo avanti. Qui possiamo scegliere invece il tipo di aggiornamenti, quindi se solo i critici, solo quelli della protezione, definizioni oppure tutti quanti. Noi metteremo soltanto i critici e protezione. Andiamo avanti. E poi è possibile sincronizzare manualmente gli aggiornamenti o impostare una pianificazione per la sincronizzazione automatica giornaliera. Noi metteremo in automatico, per esempio, la notte, una volta al giorno. Ovviamente loro, diciamo, Luisa ci avvisa che l'ora d'inizio della sincronizzazione avrà uno scarto casuale di 30 minuti. Questo vuol dire che se io metto l'una, l'inizio della sincronizzazione potrebbe essere anche verso l'una e mezza. Ok, andiamo avanti. E clicchiamo su avvia sincronizzazione iniziale. La sincronizzazione iniziale come update o con il server upstream. Può richiedere un certo tempo. La durata della sincronizzazione iniziale dipende dal numero di prodotti, classificazione di aggiornamenti e lingue selezionate, oltre che dalla velocità della connessione internet. Mi sembra un messaggio abbastanza chiaro. Andiamo avanti e clicchiamo poi su fine. Andando su sincronizzazioni, come vedete, c'è una sincronizzazione in corso che è al 63%, che è quella avviata prima. In pratica, Windows adesso sta verificando gli aggiornamenti e qualora trovasse qualcosa, ovviamente li andrà a scaricare. Per ora siamo a zero, quindi vuol dire che ancora sta verificando o comunque non sta scaricando nulla. Ora dobbiamo andare a definire nel Console Update Services, che se non vi sia aperta, ripeto, potete aprirla da strumenti Windows Server Update Services. Dobbiamo andare a scegliere quali sono i computer che saranno oggetto, diciamo, degli aggiornamenti e quindi che potranno scaricare gli aggiornamenti da questo server. Clicchiamo su tutti i computer, andiamo su aggiungi gruppo di computer. E metteremo per esempio il nome di un gruppo tipo Workstation. Ora però per aggiungere computer, diciamo, a questa lista, quindi a tutti i computer, bisognerà operare a livello di GPO, cioè dobbiamo distribuire una policy sul nostro Workstation allo scopo di appunto dire alle Workstation che per aggiornamenti di Windows devono contattare il Windows Server Update Services. Ora io vi rimando al video che ho fatto ieri sulle GPO per tutta la procedura per come si attivano le GPO su Active Directory su un domain controller. E noi invece, visto che qui abbiamo già pronto tutte le GPO, andiamo ad aprire la nostra console del server dove vi faccio un piccolo riepilogo. Qui abbiamo utente e computer di Active Directory. All'interno abbiamo delle unità organizzative. In questa unità organizzativa io ho messo il desktop computer Windows 10, l'unico desktop unito a dominio per questa demo, e l'utente Mario Rossi che sta nella utente aziendali. A queste unità organizzative ho applicato
se vi ricordate nel video precedente. Una GPO che si chiama Policy Utenti, vado a fare tasto destro modifica. Ora, per applicare la policy, devo andare in configurazione computer, criteri, modelli amministrativi, poi componenti di Windows e andrò a scegliermi Windows Update. Su Windows Update ho due policy che devo cambiare. La prima policy, allora, dovrebbe essere configura aggiornamenti automatici, vado a mettere attivata e vado a scegliere che deve esserci un download automatico e pianificazione dell'installazione oppure download automatico e avviso per l'installazione. Io di solito preferisco mettere quella con l'avviso, così l'utente decide lui quando installare gli aggiornamenti. Poi posso dare un intervallo in cui verranno cercati gli aggiornamenti. Quindi mettiamo tutti i giorni, per esempio, alle 13. Ovviamente il computer deve essere acceso, quindi io di solito scelgo la pausa pranzo. Do applica e ok. La seconda policy è specifica il percorso del servizio di aggiornamenti macro nella rete intranet. Allora, qui io dovrò mettere innanzitutto attivata e poi dovrò andare a inserire l'URL del server degli aggiornamenti, che sarebbe appunto il server Windows Server Update Services. Dovrò metterlo sia in questa casella che in quest'altra casella. Allora, a questo punto io vi consiglio sempre di mettere il nome host, quindi in questo caso questo è il nome host del domain controller, però per essere sicuri che diciamo il client riesco a contattare, ovviamente se c'è un DNS. Tra il client e il server dobbiamo aprire un prompt dei comandi e lanciare questo comando in modo tale da diciamo forzare immediatamente la ricerca degli aggiornamenti. WAUCLT, quindi WAUCLT spazio slash detect now. Intanto andiamo sul nostro server Windows 2016 e andiamo a vedere se è cambiato qualcosa nella console di aggiornamenti automatici. Ancora non è stato rilevato il computer della rete. Allora, nel caso in cui anche dopo il riavvio non dovesse comparire il computer, dobbiamo andare a rimodificare la policy andando a specificare anche la porta sul quale contattare VSUS. Quindi torniamo sul nostro console di Active Directory, andiamo a sceglierci la policy dove abbiamo applicato la modifica, andiamo a fare su modifica e andando in configurazione computer, modelli amministrativi,
Windows Update, andiamo a riprendere la policy specifica, il percorso del servizio di aggiornamento manuale della rete intranet, andiamo a mettere due punti la porta, quindi oltre a HTTP il nome del server anche due punti 8530. Dopodiché andiamo su Windows 10, ovviamente questo in caso di una rete aziendale grossa non è necessario perché si dovrà attendere dai 90 ai 100 minuti per, prima che venga applicato oppure al riavvio. E andiamo ad applicare il gpupdate slash force. E dovremmo vedere negli eventi della macchina che appunto sono stati applicati i criteri di gruppo. A questo punto, andando negli aggiornamenti di Windows, quindi su Cortana, cercando aggiornamenti, dovremmo vedere probabilmente un errore perché non era riuscito a contattarlo. Clicchiamo su verifica disponibilità e mentre lui cerca gli aggiornamenti, noi torniamo sul nostro 2016 andando nella console VSUS, vedremo che in tutti i computer è comparso il nostro Windows. A questo punto io perché vi ho fatto creare prima il gruppo Workstation? Perché chiaramente questo noi possiamo andarlo a mettere nel gruppo che vogliamo noi e quindi possiamo decidere noi di aggiungere diciamo questo computer al gruppo. Infatti, aggiornando anche la finestra computer non assegnati, vedremo che la macchina Windows 10 compare nel gruppo non assegnati. Se noi andiamo nelle opzioni, possiamo anche andare a vedere un'altra cosa, che cliccando sul computer possiamo dire a Windows Server Update Service di usare la console di Update Service per aggiungere i computer al gruppo, oppure di usare criteri di gruppo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se noi avremo la prima impostazione e andiamo ad applicare, a questo punto noi potremo aggiungere il computer manualmente al gruppo Workstation cliccando su Workstation, cioè andando a cliccare col tasto destro sul computer che vogliamo aggiungere, modifiche appartenenza, spuntiamo il gruppo Workstation e automaticamente il computer ci compare qui. Se invece nelle opzioni avessimo specificato in computer usa criteri di gruppo impostazioni del registro di sistema sui computer, noi potremo usare un ulteriore GPO che è questa qua. Abilità appartenenza al gruppo di destinazione. Andiamo ad aprirla, attiviamo, scriviamo ovviamente il nome del gruppo, che se non sbaglio era Workstation senza S finale. Andiamo ad applicare. All'applicazione della gpupdate slash force sul client, alla successiva applicazione, il computer automaticamente andrà a finire in questo gruppo. Questo è comodo perché se abbiamo centinaia di computer possiamo definirne il gruppo a livello di GPO. Ovviamente dovremmo avere una GPO diversa per ogni gruppo perché altrimenti tutti i computer finirebbero in un unico gruppo. Infatti, se andate a vedere la GPO, voi potete specificare un solo gruppo. Quindi dovreste avere in realtà una GPO per ogni gruppo. Io è per questo che a volte preferisco utilizzare la console per associare i computer ai gruppi e quindi praticamente me ne vado in tutti i computer, vado a selezionarmi quelli che mi interessano e li vado a spuntare in che gruppo devono stare. Comunque a questo punto noi abbiamo il computer aggiunto al gruppo e se andiamo in tutti gli aggiornamenti, dopo che Microsoft è riuscita a scaricare dal server, dopo che il server, scusate, è riuscito a scaricare dal server Microsoft gli aggiornamenti, perlomeno è andata a scaricare le informazioni, possiamo decidere da questa console quali aggiornamenti applicare o no, tramite la colonna, diciamo, tramite la proprietà approvato o non approvato. Per esempio, prendiamo l'aggiornamento della protezione per Windows 10, prendiamone uno a caso, la key bit è 17.27.29, andiamo a cliccare col destro, clicchiamo su approva, e lui ci dice anche a quale gruppo lo vogliamo approvare. Noi scegliamo Workstation, clicchiamo su Approvato per l'installazione e diamo l'ok. Ovviamente lui ci dà un risultato delle operazioni se è riuscita oppure no. In questo caso le operazioni sono entrambe riuscite.
È ovvio che questo conviene farlo per gruppi di aggiornamenti, non per un aggiornamento soltanto, e altrimenti dovremmo fare ogni volta l'approvazione. Questo è comodo perché se sappiamo che qualche aggiornamento non è compatibile o crea dei problemi alla nostra rete, evitiamo di approvarlo oppure addirittura la possiamo rimuovere. Come vedete qui, approvato per la rimozione, approvato per l'installazione. Mettendolo su non approvato, quindi prendiamone un altro qualsiasi, andiamo a mettere sul gruppo workstation non approvato, non assegnati, non approvato, diamo l'ok e automaticamente questo aggiornamento sarà non approvato, cioè vuol dire che non verrà installato in nessuna macchina di nessun gruppo, perché l'abbiamo messo sia nella workstation che nel gruppo computer non assegnati. Qui abbiamo invece tutti i gruppi di aggiornamenti raggruppati per tipo critici, sicurezza e VSUS. Sicurezza abbiamo quattro aggiornamenti. Andiamo ad applicare, per esempio, anche questo aggiornamento cumulativo per Workstation, approvato per l'installazione, diamo l'ok. Di default tutti gli aggiornamenti saranno non approvati. Nel momento in cui vogliamo approvare un aggiornamento, dovremo andarlo a scegliere dall'elenco, tasto destro e cliccare su approvato per l'installazione, approvato per l'animazione oppure non approvato. Finché un aggiornamento è nello stato non approvato, non verrà mai installato sui computer di destra. Ok, per quanto riguarda Windows 10 ci dice che il computer è a rischio perché non è aggiornato, mancano aggiornamenti di sicurezza e qualitativi importanti. Torna sul monitoraggio per un'esecuzione più sicura di Windows. Seleziona questo pulsante per continuare. In pratica ci dice che non ci sono, diciamo, il computer a rischio perché mancano degli aggiornamenti. In realtà noi dovremmo da Windows Server Update Services approvare tutti gli aggiornamenti critici, quelli sulla sicurezza. Dopodiché il client sarà in grado di installare tutti gli aggiornamenti e proseguire anche con quegli altri. Ricordatevi, ogni volta che scegliete un gruppo di aggiornamenti, di mettere sempre il filtro su qualsiasi, altrimenti non vi farà vedere degli aggiornamenti magari importanti, perché magari avete filtrato per non disponibile, installato, necessari, eccetera. Un'altra cosa interessante di VSUS è che ogni aggiornamento lui vi dà qui una descrizione dell'aggiornamento, che cosa prevede l'aggiornamento, quali sono le correzioni che vengono apportate con l'aggiornamento e quali sono, diciamo, gli aggiornamenti sostituiti da questo aggiornamento. Quindi, se voi installate questo aggiornamento, ovviamente tutti questi non sarà necessario installarli. Ok, andando avanti. Per esempio, in rapporti voi avete tutta una console per generare rapporti specifici sul riepilogo dello stato di aggiornamenti, sullo stato dettagliato degli aggiornamenti, poi stato aggiornamenti in formato tabulare, riepilogo dello stato dei computer, perché voi chiaramente qui avete anche lo stato dei vari computer, se sono aggiornati, se ci sono aggiornamenti necessari e gli aggiornamenti installati non applicabili. Quindi andiamo per esempio a cliccare su Windows 10. Aggiornamenti necessari. Per questa funzione è necessario utilizzare Report Viewer 2012 Registry Weeble. Quindi bisognerebbe andare a scaricare questo plugin per andare a vedere un report degli aggiornamenti necessari. Allora, per vedere dalla console degli aggiornamenti invece quali sono gli aggiornamenti necessari, si riconoscerà dall'icona col punto esclamativo. Quindi andiamo a filtrare per aggiornamenti necessari, andiamo ad aggiornare e andiamo ovviamente, come ho già fatto prima, ad approvare tutti gli aggiornamenti necessari. Una nota importante da dire è che questi aggiornamenti, come dice qui il messaggio, non sono stati ancora scaricati, quindi è possibile approvare l'aggiornamento, ma questo sarà disponibile per i computer solo dopo il completamento del download ed è per questo motivo che noi su Windows 10 abbiamo sul nostro client questo errore perché ancora l'aggiornamento non è disponibile su VSUS. Nel momento in cui sarà disponibile, Windows 10 procederà all'installazione e questo errore dovrebbe sparire. Ok, per
Per questa lezione direi che è tutto, abbiamo visto una buona panoramica e le basi per utilizzare Windows Server Updated Services e quindi possiamo andare alla conclusione. Ok ragazzi, la conclusione è che siamo riusciti con una procedura di Windows Server 2016 tramite il ruolo Windows Server Updated Services a mettere in piedi un server di aggiornamenti che vi farà, tra virgolette, da proxy nella vostra rete per distribuire tutti gli aggiornamenti di Windows a tutte le macchine workstation. Come dicevo all'inizio del video, questo vi praticamente fornisce il vantaggio di non dover far scaricare a tutte le macchine aggiornamenti e quindi intasare la vostra connessione internet. E inoltre vi dà la possibilità di scegliere quali installare e quali no, approvare o non approvare gli aggiornamenti, suddividere in gruppi i vostri computer nella console di VSUS e quindi avete una maggiore flessibilità per la distribuzione degli aggiornamenti di Windows. Potete anche scegliere, come avete visto, i gruppi e i tipi di aggiornamenti da scaricare, compresi quelli di Office e di tutte le altre applicazioni. Ad esempio SQL Server e tutte le altre applicazioni che di solito si utilizzano su Windows. Io vi ringrazio per avermi seguito, spero che il video sia stato interessante, che vi sia piaciuto. Vi invito a condividere il video, a diffondere sempre più il canale, a iscrivervi soprattutto al canale, tanto vi basta cliccare sul logo. E vi ricordo che senza sistemisti l'informatica non funziona. Al prossimo video!